Nel gennaio dello scorso anno un'indagine dei carabinieri accertò l'ingerenza di interessi mafiosi nella gestione del comune di Bolognetta nel settore dei servizi di onoranze funebri. 10 mesi dopo fu deciso lo scioglimento del consiglio comunale in un paese dove già un secolo fa le autorità segnalarono la presenza di decine di componenti di una associazione criminale e dove 50 anni fa Giuseppe Bono si guadagnò la fama di primo boss mafioso a trafficare stupefacenti. Dallo scorso novembre la gestione prefettizia di Bolognetta è affidata a 3 commissarie donne, come accade in altri comuni sciolti per mafia del palermitano. Saranno loro a dover gestire il ritorno a condizioni di trasparenza amministrativa prima della celebrazione di nuove elezioni comunali, un compito non privo di difficoltà. Diciamo che la difficoltà è legata al passaggio, cioè vincere la resistenza che spesso è anche all'interno. L'avvento di una commissione straordinaria viene visto come una rescissione rispetto al passato che difficilmente viene accettata, quindi diciamo, iniziare a cooperare in maniera leale, trasparente è sicuramente la parte più difficile ma anche più bella. Bolognetta ha intanto una giunta di ragazzi eletta fra gli alunni dell'Istituto Comprensivo Mario Francese, grazie a un progetto sulla legalità cui ha aderito anche la prefettura. Un'iniziativa simbolica che in questo comune sciolto per mafia imprime un segno che guarda al futuro.